partenza. Andiamo! Partiti! In vantaggio Gladius davanti ad Aldovrandi, IRQ e Fancy Beat. Dopo 200 metri di corsa passa Aldovrandi davanti a Gladius, IRQ e Fancy Beat. Prosegue in vantaggio Aldovrandi davanti a IRQ con all'interno Gladius e segue Fancy Beat. All'inizio della curva è in vantaggio Aldovrandi davanti a IRQ, Gladius e Fancy Beat. Poco prima dell'ingresso in dirittura è in leggero vantaggio Aldovrandi davanti ad IRQ, Fancy Beat e Gladius. I cavalli entrano in dirittura con Aldovrandi in vantaggio davanti a Fancy Beat tra i due IRQ e segue Gladius. All'interno è Aldovrandi, all'esterno Fancy Beat. Seguono Gladius e IRQ e in leggero vantaggio Fancy Beat davanti ad Aldovrandi, Gladius ed IRQ. Conduce Fancy Beat davanti ad Aldovrandi e Gladius. Si stacca Fancy Beat davanti ad Aldovrandi e Gladius. Imbattibile, imbattibile, Fancy Beat ha vinto, però attenzione, la dritta di Gabriele sulle adattabilità di Aldovrandi al tracciato è stata verificata molto positivamente dal risultato, non fa un passo sul all weather dove aveva corso uno o due volte al massimo, IRQ che ha dovuto anche rallentare. Rivediamo di nuovo le immagini che ci mostrano e ci consacrano nuovamente la vittoria di Fancy Beat e Christian De Muro, Timbotti naturalmente, 1,36 la parca quota di Fancy Beat che apre la serie dei vincitori, mentre noi restituiamo